Però, che apertura a dare! Avvicinati con la giuria mentre il pubblico ti accompagna con un grandissimo applauso. Super! Oddio! Super! Chi? Tu mi hai dimenticato! Sì. Non so chi sei, quindi non so se come tu. Come sono, Simba? Simba! Simba! Io sono tuo padre, Simba! Sei un fino a San Marino! Guarda davanti a te! Sì! Guarda la vastità del... No! Del regno che un giorno sarà tuo, Simba! Simba! Sì! Vedi tutta la terra illuminata dal sole? Quello sarà il tuo regno. Pochissimo, quindi. È molto grande, molto vasto, ma vedi quella zona all'ombra, Simba? Sì. Quello è il Molise, non ci devi mai andare. Mai. Ma no, non è vero, è bello il Molise. È facciamo un applauso al Molise, io ci ho abitato per 2 anni, è bello il Molise. Quanto è bello il Molise, non c'è bello. Sassi. Sei stato quelle Padova, stai Sassi. Allora, un attimo solo che è rimasto il Death Note. Chi volete che scrivo? Guarda, chi è il ufficio, chi è professore, chi è che deve essere interrogato ormai? No. Calma al bar! Ma chi ti ha fatto? Calma al bar! Ma no, guarda, tutti cattivi gratuite! Io mi sono votato bene, tutti cattivi, davvero! Al bar! Bene, oh, adesso, quindi, dove andiamo? Adesso andiamo in un mondo tostissimo! Sì! Tostissimo. No, qui è un original, sì, però è un personaggio. È un personaggio esistente, ma adesso è l'original di un personaggio esistente. Di un personaggio esistente, esatto, però non è il protagonista, ma è uno di quelli grossi, cattivi. Però sono curioso perché lui tira sempre fuori delle chicche di interpretazione molto particolari. Sì, e allora giusto qualche istante che Light finisce l'interrogazione, l'esame di maturità con la giudice che intanto gli faccio un domande di cultura della luce. Light comunque molto bene a scuola. Ma cosa c'entra su questo qua? Promosso, me lo fate un applauso per Piero Angela. Ci ha piaciuto veramente, veramente tanto. Che ci sono un po' un pezzo, un cuore di tutto. Ma è stato un di tutta la mia scuola. Che non abbiamo mai avuto. E allora. Anceppato! No, non sa inceppato. Approfitto per raccontarvi tutta la storia della mia vita. Sono nato 39 anni fa in una residenza cittadina sul litorale abruzzese. Ha vinto, bene. Grazie a Light! Grazie Inizia, è stato un piacere. Attenzione a Fausto. Le ali ovviamente. Puoi andare di qua. Posso fare, grazie. Attenzione ai sensori di parcheggio. Portate via tutte le questo. E allora? Andiamo avanti con il numero 5, Alessandro, che dall'omonima serie ci porta una versione originale di un Berserk! Momento. Scusate. E poi voi una cosa dovete fare. Prendete la mano destra, su, prendete la mano sinistra, girate il mano verso l'alto, se non dite forte, fate un lato. Tutti insieme si chiama applauso, è una cosa bellissima. Come lo fate? Che cosplayer sono degli stilitori in un angolo che fanno spirali con un dito per terra, quindi per favore non li lasciate in silenzio, altrimenti vi costringete a far partire il delfino. Io non voglio arrivare a far partire il delfino, per favore. E allora, mi fate sentire forte l'applauso per Alessandro con il Berserk! Tempestato terre che non avevo mai visto, mai pensato potessero visto. Ed ora siamo qui. Gunnar si tende a spettarlo, qui al campo, perché qui mi piacciono, e non ho fatto l'accordo di pace. Ecco l'accordo di pace! Il nostro re ha preso il muro, smembrato! Non è questa guerra, questa è coraggio. Non è questa che noi cerchiamo. E allora, fratelli dei fiori, ora sono io qui a chiedervi di seguirci nella valle, perché ricordate che noi siamo le vostre orme. Le nostre Skekos sono rimaste incolse, non hanno mai più sangue ancora, ma questa notte, quelle donne
benediranno i loro padri, i loro mariti, perché questa terra diventerà una palude di sangue, la malediranno da qui in eterno. Perché questa notte scopriranno l'ira dei perfetti. E domani all'alba, non so quanti di noi saranno nella valle, verde e bello, a vedere i loro cari, e qualcuno di noi sarà ancora qui, sul campo, a sollevare i calici di vivere il cavullo. Ma noi saremo qui, perché lotteremo per il nostro re, che possa tornare nei fiordi, perché sua moglie e i suoi figli possono tributargli gli onori dovuti. E allora, popolo dei fiordi, aprite la vostra mente, lasciate che i montani vi pervada, col pezzo in gang, e urlate con me, oltre, vai, alla! E fate un applauso per il Berserk! Dimmi tutto, vai, un messaggio. Io sono un messaggio, noi siamo una parodia dei guerrieri.